Triestina e Fiorenzuola arrivano entrambe da un successo nel turno infrasettimanale e si trovano di fronte al Nereo Rocco, dove la squadra di Attilio Tesserra non ha ancora vinto in questa stagione perché i successi interni sono arrivati a Fontana Fredda. Sceglie Adorante in coppia con Lescano, il tecnico della Triestina. Parte subito forte la squadra di casa con questa progressione di Germano, è proprio Adorante ad andare incontro al pallone sul primo palo, non trova la porta, qui un erroraccio, pallone regalato a Lescano che prende la mira, la risposta di Sorzi, calcio di punizione per la Triestina che manda in area i suoi saltatori, il pallone rimane lì, calcia Lescano, non riesce a dare forza e angolazione col sinistro l'argentino. Siamo nel recupero del primo tempo, si fa vivo il Fiorenzuola con Yuri Gonzi che fa girare il destro, nessun problema per Matosevic, altro tentativo, questa volta distronati in qualche maniera con l'aiuto di Anzolin, Matosevic si salva di nuovo. Siamo nel secondo tempo e la Triestina va subito in gol con Matteo Ciofani che manda in porta Lescano, la spinge di petto, l'argentino, pagano i cambi di Tesser perché Ciofani era appena entrato e infatti viene ringraziato per l'assist da Lescano, ottavo centro in campionato per il centravanti argentino, la gioia della curva Furlan. E poi anche questo siparietto con Tesser, bravo a prendere il fondo Ciofani e poi di puro istinto Lescano. La spinta in porta, ci prova ancora con Celeghin la Triestina, il Fiorenzuola però rimane sul pezzo e si fa vivo con questa grande girata di Anelli, la risposta è di Matosevic, poi su questo cross arriva il colpo di testa di Bondioli per l'1-1, l'assist del subentrato Morello, le colpe della difesa sono soprattutto sulla libertà lasciata al crossatore, bravo poi Bondioli a prendere il tempo, torna alla parità, la Triestina però riaccende la macchina offensiva, ci prova qui Struna con il colpo di testa che finisce alto sopra la traversa, poi questo pallone viene messo in area giù da Redan che è entrato dalla panchina, Lescano lo lavora a fatica, lotta anche con un avversario a terra e poi tocca per Vallocchia che sfonda tutto e fa 2-1 e il secondo gol stagionale aveva segnato in Coppa Italia Andrea Vallocchia, l'ex giocatore del Cosenza, fa esplodere di gioia il Nereo Rocco a un quarto d'ora dalla fine, risolve una situazione che stava diventando complicata la Triestina. Anche in questa circostanza però non molla il Fiorenzuola, tentativo di Di Quinzio, uno dei subentrati nella squadra di Francesco Turrini, stesso discorso per Omo Regbe, l'eroe della partita col Vicenza. Impegna Matosevic, è partito dalla panchina vittima di un fastidio muscolare nella rifinitura. Finisce così, vince la Triestina che conquista i primi tre punti sul prato del Nereo Rocco.